Io di lavoro faccio i massaggi e vendo oggetti artigianali in cera da me realizzati. Nessuno mi contattava sui social solo per i massaggi, mi volevano conoscere. Le foto su Facebook non hanno i filtri, io ero così. Pesavo 47 kg. Ogni giorno facevo chilometri in bicicletta e chilometri per portare a spasso i miei cani. Poi, in carcere, ho avuto problemi di salute, sono stata operata e ora prendo il cortisone. Si difende così in tribunale a Monza Tiziana Morandi, di Roncello, conosciuta come la mantide della Brianza. È accusata di aver drogato e rapinato diversi uomini. Deve rispondere di furto e circonvenzione di incapaci. Le vittime, di età compresa tra i 27 e gli 85 anni, sarebbero una decina. La donna adescava potenziali clienti su internet e, fingendosi una massaggiatrice, li attirava a casa sua. Lì somministrava loro dosi elevate di benzodiazepine. Intontiti dall'ansiolitico, non si rendevano subito conto di essere stati derubati, ma solo in un secondo momento. Inoltre rischiavano incidenti per via dello stato in cui erano. Alcuni sono stati ricoverati in ospedale, ma secondo la mantide sono tutte invenzioni. Dice in aula: «Offrivo a tutti da bere, non ho mai avvelenato nessuno. Alcuni di loro mi avevano confidato di assumere tranquillanti per combattere l'ansia. Non so perché quelli che mi hanno denunciato hanno dichiarato di essersi sentiti male dopo essere stati da me. Facevo 2 o 3 massaggi al giorno, quindi non è vero che sono stati male tutti. A chi mi chiedeva qualcosa in più, io dicevo di no. Sono stata incastrata dalle mogli gelose». Tiziana Morandi, sui social, appariva come una donna bella e provocante, ma oggi è irriconoscibile. Ha giustificato il suo cambiamento dicendo: «Sono stata male e ho preso cortisone». Ma per i carabinieri le foto che metteva su Facebook erano false. Servivano solo per attirare i clienti. Nelle chat, oltre a offrire massaggi, sosteneva di essere una volontaria che raccoglieva fondi per i bambini poveri. In pochi mesi aveva accumulato decine di migliaia di euro in denaro e oggetti preziosi. L'indagine della Procura di Monza è iniziata nell'agosto del 2021, quando un uomo di 83 anni è stato trovato privo di sensi dal figlio e portato al pronto soccorso. L'anziano è stato il primo a riferire quanto accaduto a casa della mantide. La donna lo aveva convinto a comprare un giocattolo e gli aveva chiesto un prestito di 150 euro. Racconta: «Abbiamo bevuto una camomilla, poi mi sono svegliato in ospedale». La stessa sorte è toccata a un pensionato di 85 anni, anche lui di Busnago, in Brianza. Si sono incontrati per la prima volta in un bar. Lui l'aveva invitata a mangiare una pizza, ma lei aveva preferito preparare una cena a casa sua. L'uomo ha detto di aver bevuto una limonata e di essersi addormentato. Quando si è svegliato, dal suo portafoglio mancavano 50 euro. Un 52enne di Legnano ha detto di aver conosciuto la Morandi sui social. Dopo essersi scambiati dei messaggi, si sono incontrati. Sono andati al cinema e dopo cena l'uomo si è sentito male. Il giorno dopo si è accorto che gli erano stati rubati 150 euro. Infine, un ragazzo di 28 anni di Trezzo d'Adda ha raccontato di aver conosciuto la Morandi più di 10 anni fa e anche allora si faceva passare come massaggiatrice. Nel 2021 è andato a casa sua e ha bevuto qualcosa. Mentre tornava a casa in auto, ha avuto un malore e ha fatto un incidente. Lo estrassero dalle lamiere dell'auto e sopravvisse miracolosamente. Non ricordava quasi nulla di quella notte. I 120 euro che aveva in tasca erano scomparsi. A casa di Tiziana Morandi sono stati trovati 2 flaconi di Delorazepam e 1 di Sedivitax, con svariati oggetti d'oro rubati alle vittime. Il suo avvocato ha sostenuto che fosse mentalmente instabile, ma non è servito a nulla.